determinano una follia omicida. Non possiamo arretrare e l'unità politica delle classi dirigenti è una precondizione per trovare soluzioni e per reagire nel nome della nostra comunità. Vi ringrazio. Grazie, sottosegretario Amendola. E allora si conclude così la commemorazione. Noi continuiamo col nostro ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 1159A, modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Ricordo che nella seduta del 18 luglio si è conclusa la discussione generale. I relatori e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge, nella quale la Commissione propone la reiezione e degli emendamenti presentati. Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, tale ultimo parere reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sarà posto in votazione ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del Regolamento. E allora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Maria Coscia. Deputata Coscia, prego. Grazie Presidente. Come lei ricordava, ieri si è svolta la discussione generale su questo provvedimento, che è sicuramente un provvedimento molto importante, a cui noi atteniamo appunto un'importanza assolutamente straordinaria. Ma già alla collega Scani, che è relatrice di maggioranza, e la collega Ghizzoni hanno ricostruito l'iter del provvedimento in Commissione, che certamente ha richiesto molto tempo, ma che tuttavia ha avuto nelle ultime settimane una possibilità concreta di avere un esito, a nostro avviso, sicuramente proficuo, se si riprende appunto, nell'ambito della sede della Commissione, una discussione sul merito.